Ringraziamenti vanno fatti dal fatto il sindaco, però ringraziare l'amministrazione comunale perché la nostra proposta è stata molto disponibile, ci ha dato dei suggerimenti validi, quindi la cosa è andata in porto, anche se con un lungo lavoro, io perché doveva essere attuata già l'anno scorso, però poi con il fatto della pandemia è stata rimandata quest'anno. Ringrazio Maurizio, che è lo stesso dottor Papi, che è il dottor Sindaco, e il figlio della Partigiana, che non ha potuto essere presente per motivi di salute. Allora ringrazio anche Laura, un grande abbraccio, un grazie affettuoso a questa donna che da bambina è arrivata a finale per sfuggire, insieme alla sua famiglia, per sfuggire alle tribolazioni alle quali era costretta. Perché apparteneva a una famiglia antifascista, ma soprattutto perché erano parenti di Giacomo Matteotti. La mamma di Laura era sorella di Bella, la moglie di Giacomo Matteotti. E quindi il regime sappiamo che non fu, come dire, tenero con gli avversari, tanto più con una famiglia così in vista. Laura ebbe molte sofferenze da bambina perché il papà, che era un giornalista del Corriere della Sera, perse il lavoro. Addirittura il fascismo fece cancellare dall'anno dei giornalisti, quindi non riuscì più a trovare lavoro, anche perché se ci rivediamo nei testi, chi avrebbe dato lavoro a donne di Giacomo Matteotti? E loro stessi come famiglia furono isolati, nessuno aveva più rapporti, come dire, d'amicizia, di relazione così con gli altri, perché tutti avevano timore che questo fosse pericoloso. Quindi questa famiglia era fuggita da Milano e aveva riparato a Milano. Noi abbiamo scoperto questa cosa partendo dal giornale che reclamizzava e parlava nell'aprile del 19 di questo libro, L'animo di traverso, fatto da un giornalista di Repubblica che aveva intervistato l'altro. È un romanzo storico molto bello che si legge bene e che è romanzo perché la giornalista immagina un dialogo tra Laura e una bambina di 13 anni che fa la terza media che deve fare la tesina, però le risposte di Laura sono tutte virgolettate e quindi sono vere, sono la sua storia. Io parlando anche una piccola parentesi, parlo di nomi, non parlo di me, parlo di noi perché io appartengo a un piccolo gruppo che si chiama Costituzione, vedete? E democrazia che da tanti anni lavoriamo con le scuole. Noi a settembre facciamo sempre un progetto che riguarda sempre la resistenza, la giornata della memoria, eccetera, lo proponiamo alle scuole, le scuole ci accolgono a braccia aperte e noi ogni anno portiamo i ragazzi a vedere i vari cibi che sono qui nelle biblioteche, raccontiamo la storia e abbiamo fatto un programma anche sulla storia di Laura. Abbiamo comprato parecchi di questi libri, qualcuno ce l'ha regalato anche la casa editrice, l'abbiamo distribuiti nel settembre, ottobre del 19 nelle scuole, siamo andati a leggerli, siamo andati a parlare con i ragazzi. E poi purtroppo dopo gennaio non abbiamo potuto fare niente. Ci auguriamo che gli insegnanti che hanno avuto questi libri abbiano in qualche modo cercato di utilizzarli, come invece proponiamo di riprendere il filo del discorso l'anno che verrà, sperando che la scuola vada bene, continui in pieno ritmo, come tutti ci auguriamo. Allora, ritorniamo là, come abbiamo scoperto questa cosa. Allora, sul giornale ci è apparsa questa notizia e noi, appunto, essendo questo gruppo ci interessiamo, abbiamo acquistato il libro e l'abbiamo cominciato a leggere. Poi, ve la dico questa cosa perché è una storia di un paese che mi piace moltissimo, poi il libraio stesso ci ha detto, ma guardate che libro che avete cercato voi. L'ha cercato anche un signore di Genova che d'estate era finale e questo signore, Antonio Cugioni, che è presente tra noi, conosceva questo gruppo. Anzi, in questo gruppo lui ci andava, siccome il gruppo era un gruppo di giustizia e libertà che operava nelle vicinanze di Genova, sopra le prime montagne, lui da bambinetto andava addirittura in questo gruppo perché c'era un suo cugino che aveva il suo stesso nome. In questo gruppo, oltre a Laura, c'era anche la sorella, il cognato e il fratello, quindi c'era la famiglia quasi completa. Io sono invito tutti a leggere da sé se riuscite perché si legge molto bene e emerge proprio la storia di una donna veramente speciale.
siccome molte cose che avete estrapolato sono già state dette, pensavo di leggervi il capitolo che riguarda il 10 giugno del 24, che proprio riguarda l'atmosfera che viveva la famiglia ai tempi dell'omicidio Matteotti. Piange nella culla, ma nessuno si cura della bambina quel giorno. Ogni tanto mamma Nella arriva, la tira su, le dà il biberon e la rimette giù. La radio ha appena dato la notizia che il deputato socialista Giacomo Matteotti, suo zio Giacomo, il marito di Veglia, è stato rapito da sconosciuti. Erano da poco passate le 4 del pomeriggio e lui stava per andare a Montecitorio, come ogni giorno. Aveva nella borsa i fogli scritti a mano con il discorso che avrebbe pronunciato in aula per denunciare gli scandali e le violenze in cui erano coinvolti il Duce e il suo partito. Ma sotto casa, in Lungotevere andando da Brescia, nel borghese quartiere Flaminio, a 10 minuti a piedi dalla piazza del Popolo, lo stavano aspettando. Una squadra di 5 fascisti, guidata da Amerigo Dumini, lo aveva prelevato con la forza e lo aveva caricato in macchina, una lancia lampa. Tempesta lo chiamavano i compagni di partito perché Matteotti non aveva paura di Mussolini e di dire chiaro quel che stava succedendo in Italia, della dittatura che si stava preparando. Le sue parole erano pietre, le sue denunce però restavano inascoltate. Il 30 maggio Matteotti aveva fatto un discorso duro alla Camera, la sua condanna a morte. Aveva raccontato delle botte, dei pestaggi, delle violenze che lui stesso aveva subito. Ma nemmeno le umiliazioni più pesanti inflitte dai fascisti l'avevano convinto a tacere. Aveva denunciato i brogli elettorali e le mazzette che giravano dall'America alla famiglia Mussolini. Io il mio discorso l'ho fatto e ora preparatevi a farmi l'elogio funebre, aveva concluso. La bimba della culla dorme quando da Roma arriva la telefonata di zia Veglia. Giacomo in quelle ore è nelle mani dei suoi aguzzini. Le due sorelle piangono al telefono da un capo all'altro del paese, mentre l'uomo che non aveva paura cade a terra sotto i calci e il bastonato. Poi arrivano le coltellate. Ma a Milano la bambina dorme, tranquilla nella sua culla. Ha 6 mesi Laura e non conosce il suo destino. Ancora non sa di aver ereditato il coraggio dello zio. Il giorno dopo la notizia esce sui giornali. Mussolini dice di averla saputa poco prima. Il Parlamento registra le interrogazioni dei socialisti che chiedono notizie, che sospettano il coinvolgimento dei fascisti, le coperture del governo. E la bambina è sola nella sua culla a Milano, mentre Veglia e Nella, le due sorelle, piangono. E piangono nella casa di Roma i figli di Matteotti, Giancarlo, Matteo e Isabella. È il 16 agosto quando il cane di un carabiniere in licenza, Ovidio Caratelli, fiuta qualcosa nella terra coperta di foglie nel bosco della Quartarella, a 25 chilometri dalla capitale. Il cane annusa e punta, scava con le zampe nella terra rivoltata da fuoco. Ore dopo, il cadavere di Matteotti viene ritrovato in una fossa di poca profondità. Piange la piccola parte d'Italia ancora antifascista, piange la famiglia di Matteotti, piange la bambina nella culla, ma nessuno neanche quel giorno ha tempo di consolarla. 5 mesi dopo, il 3 gennaio 1925, quando la bimba che era nella culla ormai cammina, Mussolini parla ancora del delitto Matteotti che infiamma il dibattito politico. Nega ogni coinvolgimento del governo, ma pronuncia un discorso che apre la strada alla dittatura. Se il fascismo è stato un'associazione delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere.